Hi people e bentornate sul canale di logbook.blog. La protagonista di questa settimana è la borsa da spiaggia. Esattamente proprio lei, la borsa classica in juta del mare. Questa l'ho comprata, mi pare, in una bancarella al mercato ed è fatta appunto in juta colorata. La bellezza di questa borsa è appunto che ha i manici in cuoio e sono rinforzati, quindi posso davvero metterci dentro tante cose senza rischiare che si rompa. Iniziamo dal vedere cosa c'è in questa borsa da mare. Più che borsa da mare, questa è borsa da viaggio per il mare, perché poi lì la uso poco, ecco, giusto per trasportare qualcosa dalla spiaggia al bungalow, dato che vado in campeggio. Però vabbè, approfondiamo questo argomento utilissimo. Come potete vedere, la borsa è una borsa semplicissima. L'unica cosa che la caratteristica e l'unico modo per chiuderla è appunto questa stoffa che tirando appunto si chiude. Si chiude tutto. Allora, vediamo un po' cosa c'è in questa borsa da mare, barra da viaggio per il mare. Allora, l'ho lasciata così, proprio com'è, dal ritorno dal mare. Allora, apriamo la stoffa, bellissima stoffa viola. E la prima cosa che troviamo sono dei biglietti del treno. Seconda cosa, i miei occhiali da mare. Questi sono... hanno una vita questi occhiali. E sono degli occhiali della Bulgari. Proprio rosa, molto... molto troppo rosa, shocking, troppo rosa. Quindi li uso al mare e dentro la borsa, allora. Seconda cosa che trovo sono questi... cacciavitini per stringere gli occhiali da mare, che dopo un po' si lasciano andare perché hanno mille anni sti occhiali, quindi cacciavitini per stringerli. Seconda cosa che trovo nella borsa, la mia bandana, quella che mettevo per andare in spiaggia. No, magari non la mettevo così. Poi trovo questi pennarellini della Stabilo che me li sono portati perché ho portato l'agenda e quindi per fare decorazioni carine mettevo appunto, fatemi togliere che peso un sacco, ho portato appunto questi pennarini della Stabilo tutti belli colorati. Cosa troviamo poi? Qui troviamo, diciamo, cosa da parte clou della borsa, una power bank che mi ha regalato mio fratello, essenziale. E poi troviamo questo mega beauty, madonna mia, stavo per distruggere il tablet. Prima del beauty c'è questo tablet che non è mio, ma è venuto al mare con me per vedere Game of Thrones e quindi penso che sia morto adesso. È sopravvissuto a un viaggio, però chissà se si riaccende il caricatore del tablet. Fazzolettini e un sasso barra una saponetta, non so cosa sia, del ristorante in cui sono andata a mangiare l'ultima volta al mare. Allora, dicevo, la parte clou, la vita di questa borsa è appunto questo mega beauty comprato da Primark per 7 euro, mi pare. Beh, bellissimo. Poi ha questo dettaglietto, non so cosa voglia dire, però è carino, mi piace molto come fatte. Sotto è stoffa e sopra è ricoperta da plastichina che la rende impermeabile, ecco. Mamma mia, si muove tutto. Evitiamo di cadere magari. Quindi, beauty della spiaggia. Apriamolo, perché prima di essere beauty della spiaggia, come vi dicevo, è beauty per il viaggio verso la spiaggia. Quindi, come potete vedere, ha due tasche, apriamo la prima. Allora, nella prima tasca è la tasca della sopravvivenza. Alle vacanze al mare. Allora, come prima cosa troviamo la mia agenda dentro la sacchettina che ho cucito io. Ed è un'agenda che mi ha regalato Simo per il mio compleanno. È una Filofax a piano. Molto bella. E dentro la sacchettina troviamo un set da cucito. Sempre utile. Per concludere questa tasca, cosa troviamo? Troviamo 3 libri. Che mi sono portata appunto per ammazzare il tempo in vacanza. Se vi riesco
tirare fuori. Eccoli qui. Sono i libri di Goth. Sono in celofanati così da non rischiare che la sabbia li rovini, perché appunto portavo tutto in spiaggia. Quindi in celofanati e imborsati. Quindi la prima tasca è vuota. Nella seconda tasca è dedicata un po' alla make-up routine, make-up station, make-up quello che volete. E troviamo un beauty, sempre di Primark, che è giallo. Mi piace, l'ho comprato perché era giallo, non per la scritta make-up. Mi piace il fatto che sia giallo, tra l'altro si è rovinato. Vabbè, giallo. Poi lo apriremo. Ma prima di tutto poi troviamo una spazzola e la palette. Che ovviamente una persona al mare si trucca tantissimo, quindi la palette è essenziale per la vita al mare, no? Quindi una palette usata una volta. E, genio che sono, delle cuffie per l'iPhone, soltanto che io ho l'iPhone 7 e queste sono delle cuffie normali, senza riduttore. Sono partita senza riduttore, quindi inutili. Torniamo al discorso. Quindi beauty grande, completamente può... No, c'era un tappino. Ora è completamente vuoto. Allora, come vi dicevo, la mia make-up station marittima non è stata praticamente utilizzata mai. Sono andata in viaggio, mi annoiavo, quindi mi sono truccata. Pessima idea, perché poi mi sono buttata in acqua tutto colato. Mai più. Comunque sia, cosa mi sono portata? Dentro la mia make-up... porta make-up, troviamo il must dell'estate, secondo me, sono i rossetti di Clio. Io ho la colorazione Sei Mio e Midnight Curl, li adoro entrambi, sono assolutamente i miei rossetti preferiti. Fra poco sul canale una review, perché se la meritano tutta. Successivamente cosa troviamo? Lega capelli a non finire, perché in campeggio, io vado in campeggio, li perdo, non so come, ma li perdo tutti. Quindi lega capelli in elastico, sì, quelli stoffa di Primark, anche questi. E poi questi qui a molla, che secondo me sono più carini, ne ho uno anche su adesso. Perché praticamente quando entri in acqua, devo stare ferma, sennò si muove tutto. Quando entri in acqua, questi qui si inzuppano, mentre questi no. E poi farmi la coda con il cosino bagnato, mi bagno i capelli e non è il massimo. Quindi uso questi qui. Mi trovo bene. Successivamente trovo questo rossetto di MAC. Questo rossetto di MAC, che è il Ladybug, quello... adesso ve lo faccio vedere. Questo è quello che ho usato di più in quest'estate, perché è molto stendibile facilmente. L'unico difetto è che va via subito. Cioè, mi piace un sacco il colore, però non è il massimo della resistenza della tenuta, ecco. Il mio make-up estivo è un rossetto con gli occhiali da sole, basta. A Milano, al mare zero. Poi trovo un correttore, una tinta labbra fucsia, appunto io pensavo chissà di cosa fare, invece non ho fatto niente. Un mascara, una tinta labbra borgogna, adesso non rende in telecamera, non rende molto, però un po' più scuro di come si vede. E la NYX Lingerie marroncina, anche questa un po' più scura. Successivamente cosa troviamo? Ah, il tronchesino. Proprietario del tappo che è caduto prima, e altri legacapelli in plastica mollissimi, un eyeliner. E cosa sei tu? Oh mamma, questo è Dark Side, vecchissimo anche questo, della MAC, sempre scurissimo, non so cosa ci faccio nella pochette per il madre. Vabbè, due mollettine e un altro legacapelli, 50 centesimi. Quindi questo era tutto l'occorrente della mia bellissima borsa da mare. Fatemi sapere se anche voi avete una borsa da mare, magari in Utah, così carina, ecco. Mi piace un sacco. Questa penso che sia stata fatta a mano, cioè dicevano l'ho comprata alla bancarella dei neri, quelli che passano per la spiaggia. Il giovedì fanno il mercato nel mio paesino dove vado al mare e l'avevo comprata da loro. Mi dicevano che la facevano, ah, c'è una taschina. Quindi praticamente metto o le conchiglie che trovo in spiaggia, guardate che carina questa, bellissima. Oppure biglietti del tram quando la usavo a Milano, o monetina, giusto per comprare magari qualcosa in spiaggia. Quindi la mia borsa review, borsa da mare, come si può chiamare questi video non lo so, la mia borsa da mare è completamente vuota. Ah, non avevo fatto vedere dentro, è così.
molto semplice, senza tasche, senza niente, così è riempibile al 100% della sua capienza, della sua capacità. Quindi la mia borsa da mare è questa, di questi colori molto estivi secondo me. E niente, fatemi sapere se anche voi avete... Si balla tutto qui. Fatemi sapere se anche voi avete una borsa da mare, cosa ci mettete dentro e se leggete così tanto anche voi. Esattamente, sono curiosa di sapere quello, perché ho divorato 3 libri in 15 giorni. Fatemi sapere il vostro parere e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Baci baci!